Non si possono considerare pay to win perché non sono cumulabili, li potete trovare in game e sono ad uso singolo. Perdonate ragazzi, ma a casa mia questa affermazione vuole comunque dire pay to win. Ok ragazzi, penso che sia il caso di dover fare dei dovuti chiarimenti, visto considerato che siete stati in parecchi sotto i miei ultimi due video di Dragon's Dogma che mi avete spiegato o comunque mi avete fatto capire realmente come stavano le cose a proposito della situazione di Dragon's Dogma 2 per quanto riguarda il pay to win, che poi alla fine, ragazzi, mi sono effettivamente reso conto, e per questo vi devo ringraziare per essere stati così insistenti ma soprattutto così chiari, per avermi fatto capire che forse la situazione legata al pay to win in Dragon's Dogma 2 non è corretta. Perché non è corretta? Allora, ragazzi, dovete tenere in considerazione che questa frase si applica forse di più in ambito competitivo. Quindi nel momento in cui ottengo un vantaggio su un altro giocatore per poter riuscire a vincere, in questo caso, ecco perché pay to win, allora sì, ho un vantaggio competitivo e lì si applica la terminologia del pay to win. Nell'ambito del single player, questa cosa legata appunto agli aiuti che avevo menzionato su Dragon's Dogma 2 non è effettivamente pay to win. Non è pay to win. Perché sto rivedendo la mia posizione? Perché a conti fatti ho avuto anche l'opportunità di confrontarmi direttamente con delle persone che comunque mi hanno spiegato anche le loro esperienze passate nell'ambito del competitivo online, eccetera, eccetera, e mi hanno spiegato molto dettagliatamente come stavano realmente le cose. Allora, perché Capcom ha deciso di distribuire, comunque rilasciare questo contenuto a pagamento sulla pagina di Steam? In questo caso prendo Steam come esempio, perché dovete sapere ragazzi che negli ultimi anni, negli ultimi periodi, c'è stato letteralmente un impigrimento del giocatore medio. Quindi che cosa fa la software house? Decide di pubblicare dei contenuti per tenere agganciato, per così dire, il giocatore al proprio prodotto. Dovete sapere ragazzi che non è più come 15-20 anni fa, nel quale usciva magari un gioco bello e poi dovevi aspettare un po' di tempo prima di poter giocare a qualcos'altro magari di altrettanto valido. Oggi la situazione è molto diversa, perché vi capita di trovare nello stesso giorno, comunque nella stessa settimana, una quantità, anzi una vagonata incredibile di titoli che potrebbero catturare la vostra attenzione allo stesso modo, per esempio, di Dragon's Dogma 2. Allora cosa fa il giocatore medio, diciamo il giocatore pigro? Medio forse non è il caso, il giocatore pigro forse. Deve scegliere, diciamo che deve scegliere quell'esperienza di gioco che più lo gratifica. In questo caso, se prendiamo un gioco particolarmente complesso e difficile, può capitare che il giocatore in questo caso lo possa letteralmente droppare, lo possa lasciare a favore di un altro prodotto magari più appetibile per le sue esigenze, magari perché risulta più semplice o più semplicemente perché ha più esperienza con quel gioco, magari la butto lì, un free to play come Fortnite che è sempre un evergreen e risulta più interessante alla lunga magari di un momento particolare di Dragon's Dogma in cui è facile infognarsi, eccetera eccetera. Sto facendo degli esempi proprio molto molto terra terra. Comunque ragazzi, io vi ringrazio ancora una volta per essere stati in tanti ad aver commentato, ad aver giustamente criticato la mia posizione che risultava inamovibile della serie. Mi sono chiuso in una stanza con parti stagni e non ho più ascoltato nessuno. Bene, facciamo un rewind, anche perché negli ultimi due video sono stato forse un po' troppo impulsivo e onestamente in futuro vi dico questo, vorrei evitare di cadere in queste trappole mediatiche, chiamiamole così, in queste polemiche sterili. Vi voglio dire un'altra cosa ragazzi, che a seguito del video relativo al benchmark che avevo fatto, benchmark molto discutibile, lo so, l'avevo fatto con una scheda video diciamo
poco adeguata. A questo proposito, lasciate che vi dica che sono intervenuto per effettuare un upgrade al mio sistema in modo tale che potrò portarvi su questo canale contenuto più di qualità, ma soprattutto più veritiero in termini di benchmark. Amici, followers, il video finisce qui. Ci tenevo a farlo in tempi anche abbastanza brevi perché volevo assolutamente mettervi al corrente della mia attuale posizione per tutto quello che è stato detto. Quindi, come sempre, noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao a tutti, ragazzi!